Che noi ragazzi, inventiamoci qualcosa da fare. Inventiamoci una challenge. Sì, inventiamoci una sfida. Cosa potremmo fare? Mettiamoci un sacchetto in testa e vediamo chi resiste di più. Ma sei pazza? Io perdo subito, inventa altro. Mettiamoci stesi per terra al centro della strada e aspettiamo che passi un'auto. Non mi sembra il giorno giusto per morire. Giusto. Io ho un'idea ancora più eccitante. Che hai il coraggio di rubare il telefonino della prof davanti in classe? E come glielo rubiamo? Allora ragazzi, so io come fare. Domani mattina con una scusa entriamo prima in classe. Tu Giulia la chiami fuori per dirgli un problema personale. Lei sicuramente accetterà. A questo punto vedremo chi ha il coraggio di prendere il telefono dalla borsa della professoressa e vincere questa sfida. Prof, fa freddo stamattina, possiamo salire per ripetere il compito? Certo che potete salire, andiamo. Prof, potrei parlare in privato? Ho un problema personale. Certo. Oh, chi va? Francesco, vai tu? Alessia? No, chi sei tu? Dammelo. Perché? Che vuoi fare? Mica glielo vuoi restituire. Avremo una sospensione. Ma mica lo dobbiamo rubare. E perché? Non l'hai già fatto? Tu mi hai detto di farlo. Io ho solo lanciato la sfida, sei tu che l'hai voluto prendere. Perché? Che vuoi fare? Dammelo. Che fate? Litigate per un cellulare? Si è rotto. Sei scema, l'hai rotto. E ora come glielo ridiamo? È colpa tua! Ragazzi, Sveva ha rotto il telefono della prof! Maro, che guai che avete fatto? Ragazzi, ce lo guardate l'anno! Non solo avete rubato il telefono della prof, l'avete pure rotto! Basta, ora dico tutta alla prof! Ma sei pazza! No, ho deciso! Per il desiderio di vincere questa stupida sfida, ho fatto una cattiveria alla prof! Lei non se lo merita! Aspetta! Aspetta! Prof, le posso parlare? Felicia, non è il momento, non trovo il telefono. Non lo trovo. Proprio di questo le volevo parlare. Ecco. Ah, il telefono! Ma è rotto. E dove l'hai trovato? L'ho preso io dalla sua borsa
e per il desiderio di vincere una sfida. Ho litigato anche con Sveva. E che c'entra Sveva? È lei che mi ha dato questa sfida, questa challenge. E tu fai tutto quello che ti dicono di fare? Lo so, prof, ha ragione, ho sbagliato, lo so. Tu lo sai che adesso devo chiamare i tuoi genitori e anche il dirigente? Sì, lo so. Sei pronta a subire le conseguenze di questa bravata? Prof, non è solo colpa sua, l'idea è stata mia. Anche noi siamo complici. Ah, complimenti. Anche voi subirete le stesse conseguenze. Beh, tuttavia, quando parlerò con il dirigente, farò presente che vi siete pentiti, che avete parlato con me.